che tutto sia unico? Il solito materiale scolastico è noioso? Guarda questo ananas per appunti, il segnalibro popcorn, la gomma da cancellare e altre mini idee quasi commestibili nel nostro nuovo video. Per la prima idea, prendi una gomma e un cutter. Taglia un quadrato. Disegna un cerchio e segna il centro con una penna sfera. Taglia i bordi. Arrotonda gli angoli sfregando la gomma sulla carta. Poi crea un foro nel centro con uno stuzzicadenti. Applica la glassa al cioccolato sulla superficie con vernice marrone e crea sbavature di crema con vernice bianca. Questa ciambella appetitosa elimina i brutti errori. Questa gomma è sicuramente unica. Puoi creare qualche ciambella in più e darle ai tuoi amici. E ora stampa un'etichetta mini Pringles e un pennarello. Delinea la dimensione dell'etichetta sul pennarello. Taglia il pezzo con un cutter. Riempi il pezzo con la colla. Aggiungi un cappuccio in modo che non si rovesci. Incolla l'etichetta. Fatto! Puoi provare questa mini colla. Con una mini colla come questa puoi incollare anche i più piccoli pezzi di carta. Fantastico! Per il prossimo lavoretto, togli l'inchiostro da una penna. Taglia un terzo della cannuccia con il cutter. Incolla e chiudi il taglio. Prendi l'argilla ad asciugatura rapida. Stendi due rotolini della stessa lunghezza in due colori di argilla. Torcili. Arrotolalo. Crea due cerchi così. Inserisci la cannuccia della penna. Decora con un fiocco in miniatura. Ora puoi usarla. Una penna lecca-lecca è perfetta per dolci appunti. Sembra così gustosa! Per la prossima idea, disegna un motivo a banana su un pezzo di gomma piuma gialla. Taglia tre parti e incollale insieme. Taglia la cerniera delle dimensioni della banana. Incolla saldamente i bordi. Colora le estremità di verde. Questa mini banana è perfetta per riporre i tuoi mini materiali scolastici. È così piccola! Per questa idea prendi un foglio di carta gialla. Piegalo a metà e liscialo. Piegalo di nuovo a metà. Ora apri e piega di nuovo, ma trasversalmente. Apri il foglio e ottieni 8 sezioni identiche. Piega il foglio lungo il lato lungo e taglialo in questo modo. Ora taglia le sezioni interne lungo le linee di piegatura. Apri e piega delicatamente i bordi di ciascuna finestra. Capovolgi il foglio. Piega le parti superiore e inferiore verso il centro. Piega a metà. Collega i due bordi opposti della striscia in questo modo. Piega le orecchie di carta su un lato. Disegna i contorni di un ananas sul mini quaderno con una matita. Taglia l'eccesso e avrai un block note ovale. Attacca il block note su un pezzo di carta e ricalcalo. Incolla la copertina. Disegna le foglie su un foglio verde. Incollale sul block note. Termina il disegno con un pennarello. Evidenzia le sezioni con una matita. Guarda, è un vero quaderno ananas! Può sembrare piccolo, ma può essere usato per note importanti. Nella prossima idea prendi un foglio quadrato, un righello e una matita. Disegna un trapezio. Taglialo. Taglia dei pezzi di cartone rosa e bianco glitterati in strisce sottili. Incollali sul trapezio. Taglia l'eccesso. Attacca l'etichetta popcorn. Taglia un pezzo di gomma piuma in piccoli quadrati. Usa le pinzette per tenerli sospesi sopra una candela accesa e sciogli i bordi. Dipingi di giallo il popcorn. Incolla a caldo il popcorn nel sacchetto. Che originale segnalibro! È così colorato che non perderai mai il segno! E ora prendi un blister e dipingilo di marrone. Delinea il contorno su un cartoncino colorato e ritaglialo. Attacca il cartone al blister usando del nastro adesivo decorativo. Applica argilla marrone autoindurente sul cartone. Crea una texture a quadrati. Copri il cioccolato con smalto marrone. Stampa il logo e incollalo su un foglio di alluminio. Fissalo sul cioccolato.
Riempi le cellette con vernice. Il risultato è una palette di colori in miniatura che sembra una barretta di cioccolato. Con un po' di vernice puoi fare un capolavoro. Questo è un grande accessorio per il tuo materiale scolastico. E ora prendi il fondo di un vecchio tubetto di rossetto. Dipingi di marrone le pareti interne del contenitore. Fissa l'etichetta Nutella. Dipingi il collo con vernice bianca. Il risultato è un mini porta matite unico e gustoso. Sarà utile per conservare le tue piccole matite. E ora prendi due tappi di plastica. Coprili con un sottile strato di argilla autoindurente. Uniscili usando uno scotch morbido. Ed ecco una scatolina. Decorala con fiori artificiali. Fai dei rotolini di argilla. Fissali lungo il bordo della parte superiore. Fai dei segni con uno stuzzicadenti. Sembra delizioso, vero? Un organizzatore a torta è così piccolo e spazioso, ma tutto vi si adatta facilmente! Per questa idea prendi una pipetta di plastica, taglia la punta e inserisci la grafite. Fissala con la colla a caldo. Versaci dentro il glitter. Sigilla l'estremità con la colla. Modella l'argilla in questo modo. Inserisci la matita. Realizza strisce con il cutter. Decora la torta con una spirale di argilla e cospargi di glitter. Crea la seconda matita di un altro colore. Assicurati che la tua amica non provi a mangiarlo. Che coppia deliziosa! E ora prendi un piccolo taccuino e due stampe di involucri di Skittles. Incolla le etichette su entrambi i lati del notebook. Ritaglia lungo il bordo. Con la pistola per colla a caldo aggiungi un po' di volume ai dolci della foto. Dipingili con colori acrilici e decorali con il logo originale. Sembra che il mini notebook abbia la Skittle varicella. Non preoccuparti, non è contagiosa. E ora prendi una scatola vuota di fiammiferi. Fai un ritaglio come questo. Taglia uno dei lati della scatola. Fai un taglio sul lato più piccolo. Incolla un foglio bianco nella parte inferiore. Riassembla i pezzi. Incolla le etichette dei cornflakes su entrambi i lati. Modella i mini cornflakes con l'argilla autoindurente. Rivesti la scatola con la colla e utilizza le pinzette per fissare i fiocchi sul taglio e ai lati della confezione. Un organizzatore a pacchetto cornflakes ti tirerà su di morale. Davvero originale! E ora prendi un'altra scatola vuota di fiammiferi. Srotola un bordo corto e incolla un foglio di gomma piuma gialla con un bordo arrotondato. Attacca un magnete. Fissa un altro magnete alla scatola esterna e rivesti con gomma piuma rossa. Taglia altra gomma piuma gialla a strisce. E incollale sulla copertura gialla. Taglia l'eccesso. Crea delle cinghie rosse e incollale sullo zaino. Inserisci un quaderno con una faccia buffa. Lo zaino è realistico, si apre, si chiude e puoi riempirlo. E ora stampa due etichette Crayola. Piegale lungo le linee. Taglia l'eccesso. Incollale insieme. Prendi i pastelli e tagliali in mini cerchi. Avvolgi ciascun pezzo nella carta del colore corrispondente. Piega i bordi in modo che sembrino caramelle. Riempi la scatola. Caramelle per disegnare! Non esiste nulla del genere! I tuoi amici ne saranno sorpresi! Ti sono piaciute le nostre idee per mini materiale scolastico? Sembrano appetitosi? Provalo, ma non mangiarlo! Scrivi nei commenti quali oggetti sono già apparsi sulla tua scrivania. E per vedere idee più interessanti, iscriviti al canale e fai clic sulla campanella per essere il primo a scoprire il nostro prossimo video.